Non bastano, no, le norme che sono state prese non bastano, lo dimostrano le ultime inchieste, la politica è profondamente sguerrita da questo punto di vista. Il Sud è un tema che è diventato marginale anche per responsabilità europee, nel senso che le responsabilità non sono soltanto del governo, sono anche riguardo all'intervista di Contone che mi cita, non è che mi spaventa l'essere definito nichilista o malinconico, non lo sono, nel senso che raccontare una contraddizione significa provare a risolverla e non patteggiare per quella contraddizione. E spesso si fa questo errore e si continua a fare, che secondo me va tornando, cioè prendersela con chi racconta il male e non con il male stesso, ma è un antico vizio italico, lo racconta già Giacomino Leopardi in Zibaldone, no? Quando lui dice che gli italiani odiano chi nomina il male, non il male stesso. Ma al di là delle citazioni, il problema è un altro, e cioè che nell'epoca del governo Berlusconi l'antimafia e i temi mafiosi venivano utilizzati come tema nazionale per mettere in crisi la situazione, diciamo, politica, per mostrare come la situazione politica nazionale avesse delle contraddizioni. In questa fase, quando si parla di mafia, si diffama invece il paese, si dice questo. Insomma, penso che semplicemente sia l'errore. C'è molto da fare, cosa che si può fare, non è assolutamente, non credo che sia tutto perduto, anzi, ci sono moltissime risorse. Raccontare, credo che semplicemente sia una di queste. Quindi, beh, chiudo, diciamo, nel modo più coerente possibile con quella che è la mia storia, cioè io non credo che si possa dire che un'opera come appunto Gomorra o con tutto l'impegno che è stato messo non sia qualcosa di bello. Certo che c'è bellezza, anche quando spesso succede quando si guarda un film, guardi Apocalypse Now e dici bellissimo, ma come? Racconti l'inferno, l'Apocalisse, ma è bello come è stato scritto, bello come è stato interpretato, bella la fotografia, bello l'arte che ha dovuto realizzare, quello che poi può essere anche una denuncia. Quindi per me mettere in contraddizione i due percorsi, cioè dire, ma parli sempre del male, ma guarda il bene, sono innanzitutto due binari, viaggio sullo stesso binario, quindi sono paralleli i percorsi e le narrazioni. Non solo, ma raccontare, in questo senso mostrare questo tipo di dinamiche, raccontare questo potere, non può essere fatto prescindendo dalla bellezza del territorio e anche dalla bellezza che ha portato le persone a poter recitare con un tal grado di qualità, i registi a poter riprendere con un tal grado di qualità. Tutto questo mica viene dalla schifezza, mica viene dal male, tutto questo viene dalla professionalità, dalla conoscenza, dal talento. Quindi non puoi paradossalmente osservare e raccontare bene il male se non sei, come dire, colmo di un bene, di conoscenza e di talento. Quindi in realtà mi spiace molto che si sta tornando a questa sorta di, chiamiamola con la parola, silenziosa umiltà, cioè pensare che il non parlarne sia sufficiente per ridimensionare il bisogno.